Come dicevo a me, la qua l'alma mia brama solo te, sei tu sol ciò che può mio brama e voglio adorare te, da te sol prendo forza, oh Dio, in te sol posso riposare. Tu sol ciò che cuor mio brama e voglio adorare te. Da te sol prendo forza, oh Dio, in te sol posso riposare, sei tu sol ciò che cuor mio brama e voglio adorare te. Come dicevo a me, la qua l'alma mia brama solo te, sei tu sol ciò che cuor mio bramo e voglio adorare te. Da te sol prendo forza, oh Dio, in te sol posso sei tu so ciò che cuor mio brama e inchiniamo i nostri capi. Padre Celeste, ti voglio ringraziare per ancora oggigiorno, per questa opportunità che ci è stata concessa da questa parte dell'eternità, di poter inchinare i nostri capi, di poter cantare questo inno della vita e di ascoltare la tua parola, Padre. Signore Dio, lascio l'atmosfera di questo culto nelle tue mani, Padre. Lascia che tutto quello che sarà fatto e detto, Padre, possa dispiegare dinanzi a noi il tuo grande mistero che tu ci hai portato oggi. Lascia, Padre Celeste, che ci siano delle benedizioni per le nostre anime. Padre, possa tu benedire i miei cari fratelli e sorelle, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dante sol prendo fo. So Dio, in te sol posso riposare, sei tu so ciò che cuor mio brama e voglio
Prenderemo oggi nel libro di Primo Re, capitolo 10. Leggiamo dal primo versetto. Oh, la regina di Saba, avendo udito la fama che si congava a Salomone a motivo del nome dell'Eterno, venne a metterlo alla prova con dei enigmi. Essa giunse a Gerusalemme con un numerosissimo seguito, con cameli carichi di aromi d'oro in gran quantità e di pietre preziose, e, recatasi da Salomone, gli disse tutto quello che aveva in cuore. Prendiamo anche dal versetto 3. Salomone rispose a tutte le questioni propostele da lei, e non ci fu cosa che fosse oscura per il re e che non sapesse spiegare. E quando la regina di Seba ebbe veduto tutta la sapienza di Salomone e la casa che gli aveva costruita e le vivande della mensa e gli alloggi dei suoi servi e l'ordine del servizio dei suoi ufficiali e le loro vesti e i suoi coppieri e gli olocausti che gli offriva nella casa dell'Eterno, rimase fuori di sé da meraviglia e disse al re: quello che avevo sentito dire nel mio paese dai fatti tuoi e della tua sapienza era dunque vero, ma non ci ho creduto finché non sono venuta io stessa e non ho visto con gli occhi miei, ed ora ecco, non me ne era stata riferita neppure la metà. La tua sapienza e la tua prosperità soppassano la fama che mi era giunta. Beata la tua gente, beati questi tuoi servi che stanno dal continuo dinanzi a te e ascoltano la tua sapienza. Sia benedetto l'Eterno. Sia benedetto l'Eterno, il tuo Dio, il quale ti ha gradito mettendoti sul trono di Israele. L'Eterno ti ha stabilito re per far ragione e giustizia, perché li nutre per Israele un amore perpetuo. Poi ella donò al re 120 talenti d'oro, grandissime quantità di aromi e di pietre preziose. Non furono mai più portati tanti aromi quanti ne diede la regina di Seba al re Salomone. Versetto 13. Il re Salomone diede alla regina di Sheba tutto quello che essa bramò e chiese, oltre a quello che lei le donò con la sua munificenza sovrana. Poi ella si rimise in cammino e con i suoi servi se ne tornò al suo paese. Amen. Dunque, oggi prenderò un soggetto piccolo per indirizzare il nostro cuore, andare a vedere tutto il mistero del regno, che non c'è cosa che noi possiamo dire oggi, perché non possiamo dire per fermarci, perché non mettiamo un punto, ma cerchiamo di mettere una virgola affinché Dio aggiunga sempre qualcosa a quello che noi sappiamo già, perché quando siamo venuti qui, abbiamo incontrato il messaggio, ognuno l'ha incontrato a modo suo. Ma man mano che stiamo andando avanti, scopriamo tante, tante belle cose che Dio ci dà ogni giorno della nostra vita. E queste cose qua rendono i nostri cuori gioiosi. E come l'ho sempre detto, che il profeta l'ha detto, che quando i grandi misteri sono aperti o sono rivelati, i cuori tristi sono riempiti di gioia. E abbiamo letto anche nell'opuscolo La festa delle trombe che la sposa conoscerà il suo sposo, la parola rivelata. Dunque il nostro sposo è la parola e la parola, uno sposo e la parola sarà rivelata. E quando la parola è rivelata, questo ti porta gioia, questo ci dà soddisfazione nelle nostre anime. Poiché William Branham ha detto nelle sette epoche, che quando Gesù aveva detto nella Bibbia: venite a me, voi tutti che siete travagliati, e io vi darò il riposo,
Branham dice che questa parola di Gesù non è riferita al corpo fisico, ma è riferita alle nostre anime, che il riposo di Dio non è per il corpo fisico, ma il riposo di Dio è dato alle anime. E quando Gesù dava la pace, non dava la pace al corpo, ma dava la pace alle nostre anime. E l'anima non mangia la pasta, né la focaccia, né i broccoli. Ma l'anima mangia la parola di Dio. Dunque noi, la nostra anima gioirà nella presenza della parola rivelata. Ed è l'unico riposo che abbiamo. Perché William Branham dirà nell'opuscolo, Apocalisse, il libro dei simboli, che quando voi ricevete o nascete di nuovo, allora voi diventate un essere doppio. Uno per 1,80 m al cimitero e l'altro per la gloria. Dunque è nella parte gloriosa che la parola è data. È lì che fratello Branham dirà anche, nell'opuscolo mi sembra chi è Melchisedec, che è la vostra teofania, la vostra parte positiva che gli occhi umani non possono vedere, è da quella parte che vi rivela la parola di Dio e che vi porta gioia. Il vostro fratello maggiore, il fratello maggiore che gli occhi umani non possono vedere, ma è lui che gioisce nella presenza del Padre. Voi vedrete che qui noi cercheremo di entrare in alcune cose che saranno molto, molto bene per le nostre anime. Oggi ho letto la storia di questa donna, della regina di Saba, che ha fatto un viaggio di 3 mesi, perché fratello Branham l'ha detto nell'opuscolo, la regina di Saba, che quella donna ha fatto un viaggio di 3 mesi, è partito del suo regno ed ha attraversato il deserto. Ha fatto 3 mesi e sappiamo che ogni credente, ogni figlio di Dio deve attraversare questi 3 mesi, se me lo potete concedere, perché dovete attraversare la giustificazione, la santificazione, il battesimo dello Spirito Santo, ma il battesimo dello Spirito Santo non è la fine del viaggio, perché dirò alcune cose, darò delle citazioni che voi potete prendere appunti nei vostri quaderni e andate a investigare nel messaggio, perché il nostro scopo è di portarvi a investigare, perché fratello Branham dice, se voi volete evitare la tribolazione, scavate nel messaggio, dovete scavare, perché se non scavate, voi vivrete nella tribolazione. E la tribolazione che cos'è? È quando io vi do qualcosa che è falso. La tribolazione, fratello Branham dirà, è quando gli stessi spiriti che hanno combattuto la Seconda Guerra Mondiale cambiano vestito. Dal vestito dell'esercito diventano predicatori, prendono la Bibbia e iniziano un massacro nelle chiese. E come fanno questo massacro? È quando cominciano a prendere le promesse di Dio e ve lo mettono sempre al futuro. Avverrà, avverrà, avverrà. E tutti i predicatori sono diventati futuristi e vogliono ingabbiare le persone sempre nelle chiese. Vogliono soggiogare le persone sotto il dominio di un uomo, ma il nostro scopo è di togliere i fratelli e le sorelle sotto il dominio dei uomini e di portarle nella presenza della parola rivelata, di presentare il piano. Allora, questa donna ha fatto un viaggio e questo viaggio è un viaggio di 3 mesi. E ho detto che ogni figlio di Dio deve attraversare la giustificazione, la santificazione e il battesimo dello Spirito Santo. Ma oggi molti si sono fermati al battesimo dello Spirito Santo, perché Branham dirà che la giustificazione ha aperto la via alla santificazione. Potete trovare questa citazione nell'opuscolo, il capolavoro, se mi ricordo bene. Branham dice il battesimo dello Spirito, la giustificazione ha aperto la via alla santificazione, cioè il messaggio di Lutero ha aperto la via a Wesley e la santificazione ha aperto la via al battesimo dello Spirito Santo, cioè il messaggio di Wesley ha aperto la via ai nostri fratelli,
che sono arrivati a Sousa Street e Branham si ferma e dice: il battesimo dello Spirito Santo non è eterno, è temporaneo. Voi mi dite: io ho lo battesimo dello Spirito Santo, è un dono temporaneo. Ma Branham dice: dovete andare più avanti per arrivare allo Spirito Santo stesso. Dovete diventare lui, perché lo scopo di Gesù, quando era sulla terra, ha detto: Padre, è che loro possono essere come noi. Io e te. Dunque il discorso è questo. Dunque abbiamo visto che la regina di Saba ha fatto un viaggio, è arrivato, non si è fermato solo a dire: ah, sono arrivato, c'ho gli opuscoli di Salomone, sono venuto nelle riunioni di Salomone, l'ho visto, ha fatto il discernimento, ha risposto alle mie domande. E poi mi sono fermato lì, ha pregato, è un grande uomo, ha fatto miracolo, ha fatto discernimento e lo presentiamo così. Ma la regina di Saba ha fatto di più. La regina di Saba è andata oltre quello che noi facciamo oggi. Perché se voi leggete la Bibbia, quello che abbiamo letto poco fa, voi vedete che la Bibbia dice: o la regina di Saba, avendo udito la fama che circondava Salomone, c'era una fama che circondava il re Salomone, e tutti sentivano parlare di questo re che aveva un dono, e questo dono niente era nascosto dinanzi a Salomone, niente era nascosto dinanzi a questo re. E Branham dice che il tempo di Salomone, che era un regno di 40 anni, era il millennio di Israele, era il tempo glorioso, era Dio nella carne umana seduto sul trono di Israele e che comandava tutto Israele. E Salomone era il tempo in cui Salomone, a tempo di Salomone, è l'unico momento in cui Israele non ha conosciuto la guerra. Israele ha vissuto in pace, era tutto era legato. E se voi leggete bene la storia di Salomone, voi vedete che Salomone aveva un nemico, Geroboamo, e Geroboamo non era rimasto a Gerusalemme, ma Geroboamo è andato in Egitto. E Branham dirà che l'Egitto sono le denominazioni. Geroboamo era legato là, non poteva venire qui perché Salomone sapeva tutto. Salomone vedeva tutto, non c'era niente che era nascosto dinanzi a lui, e la sua fama è andata oltre i confini, e è arrivato fino a quella regina. E la regina di Saba, avendo udito la fama che circondava Salomone a motivo del nome dell'Eterno, è Dio che rendeva grande il suo nome tramite questo re. Salomone non è nient'altro che Dio nella forma di un uomo. E quando il nostro Signore Gesù Cristo era venuto sulla terra, ha detto: c'era uno più grande qui di Salomone. E più tardi Branham prenderà la stessa scrittura per farci vedere. Sapete che Salomone, il figlio di Davide, era l'ombra di Gesù Cristo. E abbiamo letto più una volta dove fratello Branham dice che automaticamente Cristo diventa l'ombra della sposa. Dunque, quello che Gesù ha fatto diventa l'ombra di William Marion Branham, prefigurava quello che Branham farà. È lì che Branham dirà che Gesù Cristo è morto per mio ministero, affinché io potessi adempiere queste cose qua che sto facendo. Non è detto a tutti gli uomini di fare queste cose qua che ha fatto fratello Branham. Mi sembra che ho la citazione qui. Non so se ce l'ho qui, se ce l'ho lo leggiamo. Prendiamo qui. Da qualche parte ce l'ho qui. Sicuramente ce l'ho da qualche parte. Dove fratello Branham dice che automaticamente
No, Gesù, il ministero diventa, mi sembra che non ce l'ho, nell'opuscolo ce l'avevo fino, allora mi sembra che non ce l'ho, non l'ho preparato, ma lo potete trovare nell'opuscolo. Come si chiama? Il luogo d'adorazione, dove Fratello Branham dice che tutto quello che ha fatto Gesù diventa automaticamente l'ombra della sposa. Dunque, Gesù è l'ombra della sposa. Gesù diventa l'ombra di quello che la sposa deve fare. Dunque, se voi prendete, dunque, se noi ritorniamo nella Bibbia, vediamo che la regina di Saba, avendo udito la fama che circondava Salomone a motivo del nome dell'Eterno, venne a metterla alla prova con degli enigmi. Dunque, quella donna è venuta a mettere Salomone alla prova con degli enigmi, è venuta nella riunione, ha ascoltato la predica, ha visto il discernimento, ha posto tante domande, c'è stato domande e risposte tra quella donna e Salomone, che è il simbolo della Chiesa, che ha fatto un viaggio lontano dall'Africa. È lì che Branham dirà: oggi sento tanti predicatori che sono dietro il pulpito. Non abbiamo bisogno degli africani che vengono qua per dirci quello che dobbiamo fare. Ma William Branham ha detto che, come la regina di Saba, quegli africani verranno per predicare la parola di Dio qui. È per questo che io non mi scomposto quando sento queste predicazioni, quando sento questi gridi. Perché so che il mistero non è qualcosa che è nascosto qui, ma la regina di Saba ha capito meglio il linguaggio di Salomone. E Branham ha detto: so che quando il mio messaggio andrà in Africa, lo capiranno meglio di chiunque. Oggi andate nelle chiese qui, sentirete, mentre noi stiamo cercando di tirare i fratelli fuori dalla gabbia delle chiese, vediamo dei uomini che hanno costruito la chiesa e vogliono ingabbiare i fratelli. Sono io il pastore, dovete venire a parlare con me, altrimenti sapete, Maria aveva fatto bene, perché se Maria era andato a consultare, perché sento dei pastori che dicono: se qualcuno vuole parlare con voi, rifiutatelo, deve venire prima da me. Maria non ha fatto così, Maria aveva fatto bene. Perché Maria, se non era passato oltre Zaccaria, Elisabete sarebbe morto, sarebbe morta, e il bambino non avrà vita. Perché il suo pastore, il pastore di Maria, è un incredulo. Zaccaria è un incredulo, è un pentecostale. Perché quando l'angelo Gabriele l'ha visitato, ha detto: non è possibile, non può avvenire queste cose qua. E l'angelo gli ha detto: allora rimane così. E quando è uscito dal tabernacolo, aveva un linguaggio, e nessuno lo capiva più. Allora, quando Maria ha ricevuto la visione, non è andata a consultare il suo pastore Zaccaria, ma è passato oltre Zaccaria per andare nella chiesa. È per questo che queste regole che i pastori fanno oggi, siamo oltre queste regole qua. Se vedete un pastore che vi dice: se qualcuno vuole parlare con voi, deve passare da me, mettete questo uomo all'angolo. Ma fratello Branham ha detto: fratello Branham ha stabilito l'ordine di chiesa, lui stesso a Branham Tabernacolo. Ma ha detto, Branham stesso ha anche detto: io quando devo predicare la parola non mi sento legare da queste regole. Perché noi non viviamo più nei tempi delle regole, delle leggi e dei riti, ma viviamo per predestinazione. Non mettiamo più le persone nelle gabbie, non vogliamo più chiudere i fratelli nelle gabbie, ma vogliamo che ogni figlio di Dio possa prendere le ali dell'aquila e volare per sé. Perché ognuno si deve sedersi sul suo albero e mangiare il suo fico tranquillamente. Ognuno è indipendente. Branham dirà: non avete più bisogno di fare 2000 km o 200 km per venire fino a Branham Tabernacolo. No, Branham ha detto no, perché il messaggio te l'avete a casa vostra.
Sedetevi, studiate queste cose qua e uscite dalle mani di queste stregoni. La regina di Saba, avendo fatto questo viaggio, è venuta lei stessa, ha constatato lei stessa, non c'è l'influenza di un'altra persona, no. Voi stessi andate nel messaggio, non vi lasciate ingabbiare da un uomo che sembra intelligente, che fa finta di essere spirituale, ma che non lo è. Andate, prendete gli opuscoli. Che non vi ingabbiano ancora. E essa giunge a Gerusalemme con un numerosissimo seguito, con cameli carichi di aromi d'oro in gran quantità. Per onorare questo dono, questa donna ha fatto questo viaggio non con le mani vuote, ma ha portato dei regali per onorare questo dono, perché un dono deve essere onorato. Come l'ha fatto anche i re magi, quando devono andare a vedere il più grande dono che Dio abbia mai mandato sulla terra, non sono andati le mani vuote. Non sono andati le mani vuote, ma sono andati con i regali per onorare questo dono. E quando è arrivata là, ha fatto delle domande. Ma la cosa curiosa, quella donna poteva fermarsi solo lì, poteva dire, ah, Branham era un grande uomo, ha fatto miracoli, ha fatto guarigione, ha predicato i sette sigilli, ha predicato questo. Tanto molti parlano di queste cose e non sanno manco che cosa fratello Branham ha detto nei sigilli. Non sanno i perché, non sanno quando è che i sigilli sono aperti, qual è la stagione dell'apertura dei sigilli. Non sanno niente di queste cose qua. Oh, Dio non fa niente fuori stagione. Facevo la domanda l'altra volta a un fratello, quando è che i sigilli sono stati aperti? I sigilli non sono aperti nelle epoche, i sigilli sono aperti fuori dalle epoche. I sigilli sono aperti fuori dalle epoche. I sigilli non sono aperti nelle epoche della Chiesa, ma i sigilli sono aperti fuori dalle epoche della Chiesa. E delle denominazioni, cioè la sposa è tirata fuori. E quando quella donna non si è fermato, solo abbiamo avuto un grande profeta che è venuto, non sanno niente, stanno aspettando delle cose che sono già diventate storie. Branham dice: Salomone rispose a tutte le questioni propostele da lei. E non ci fu cosa che fosse oscura per il re e che non sapesse spiegare. Il re gli ha dato tutte le risposte, ma quella donna non si è fermata lì. Perché oggi, quando noi veniamo nel messaggio, Gesù Cristo è Dio. Come Gesù Cristo è Dio? In che modo è Dio Gesù Cristo? In che modo è Dio Gesù Cristo? È come se le chiese del messaggio fossero la continuità della chiesa pentecostale. Ma Branham non era venuto per essere la continuità, ma Branham dice: se io vi porto il messaggio pentecostale, mi troverei in Laodicea e questo non sarebbe giusto. Lo possiamo leggere. L'ho usato l'altra volta. Branham dice qui, mi sembra nella forza. Branham dice qui, nell'opuscolo, la festa delle trombe. Dice, ora, se io venisse con il messaggio di Pentecoste e mi trovassi nell'epoca della chiesa di Laodicea, non sarebbe giusto, non sarebbe corretto. Dunque, Branham, il suo ministero è cambiato. Solo che Branham ha anche detto nelle domande e risposte che bisogna avere la comprensione spirituale per fare la separazione tra i due ministeri. Domande e risposte sui sigilli. Dunque, ritorniamo a quella donna. E voglio attirare la vostra attenzione su qualcosa perché nei prossimi giorni
toccheremo tante belle cose. Andremo oltre il livello che abbiamo sempre avuto. Salomone rispose a tutte le spiegazioni propostole da lei e non ci fu cosa che fosse oscura per il re e che lei non sapesse, e che non sapesse spiegare. E quando la regina ebbe veduto tutta la sapienza di Salomone, tutti noi oggi diciamo: Oh, Dio ci ha mandato un grande profeta. E ci ha spiegato ogni cosa. Ma quando fratello Branham dice che una generazione fa 40 anni, questo diventa duro a ingoiare. Branham ha detto: una generazione fa 40 anni, questo diventa duro a ingoiare. Perché il conto, Branham ha detto di farlo da 1946. Ha detto: prendete 1946. Aggiungete a essa 40 anni, tra 1946 e 1986, Gesù deve essere qui. Queste non sono le mie parole, sono le parole di William Marion Branham. E se voi ci andate contro il profeta. Non mi interessa come l'ha pensato un pastore. Ma mi interessa quello che ha detto il profeta nella parola. E quando la regina di Saba ebbe veduto tutta la sapienza di Salomone e la casa che gli aveva costruita, dunque, e la donna non si è fermata lì, è andata ora a vedere la casa che ha costruito Salomone e le vivande della sua mensa, è andato anche a investigare la mensa di Salomone. Per vedere come Salomone mangia, per vedere come mangiano i suoi servi, i suoi uomini. Non si è fermata sola alla facciata, ma è andata in profondità, è andato oltre il velo, è andato oltre quello che gli occhi possono vedere, per andare a vedere le profondità di queste cose qua. È per questo che Branham ti chiama a studiare queste cose. E quando la regina di Saba ebbe veduto tutta la sapienza di Salomone e la casa che gli aveva costruita e le vivande della sua mensa e gli alloggi dei suoi servi. Vedete che quella donna non è una donna di fasciata come noi oggi che ci fermiamo alla superficie. Branham dice: quando voi prendete una scrittura d'un modo superficiale, ne avrete solo una comprensione superficiale. Quando voi prendete che lo incontreremo nell'aria e che voi pensate che l'aria è lì sopra, automaticamente Branham dirà che i pentecostali hanno volato nell'aria questi ultimi 50 anni, ma non abbiamo visto mai gli uomini volare là. Che cosa è l'aria di cui parla fratello Branham che i pentecostali hanno volato in aria? Quando hanno ricevuto lo Spirito Santo. Erano uomini che erano qui sulla terra, ma le loro anime sono andate nella dimensione di Dio dove hanno goduto le cose spirituali e sono stati benedetti. E la terra non significava niente per loro. È per questo che potete vedere questi uomini che hanno abbandonato ogni cosa, che prendevano la chitarra, andavano di angolo in angolo, volavano nell'aria. Non vivevano più sulla terra, anche se il loro corpo è qui sulla terra, ma vivevano nelle dimensioni celeste. E quando la regina di Saba ebbe veduto tutta la sapienza di Salomone e la casa che gli aveva costruita, non è una donna superficiale, non ha preso il battesimo nel nome di Gesù Cristo o non ha preso solo Gesù Cristo e Dio e si è fermato lì in un modo superficiale. No, l'ha studiata, è andato nella profondità delle cose. E Branham ti ha dato un consiglio: studiate questo messaggio, approfonditelo. Quando andate nei vostri abbei, quando andate nelle vostre case, studiate queste cose qua. Non fabbrichiamo dottrine. Come vedevo un fratello l'altra volta che ha scritto: Giuseppe Branham è il nostro Giosuè. Giuseppe Branham non è il nostro Giosuè, perché Branham ha detto che Giosuè rappresenta il messaggero del tempo della fine.
il messaggero del tempo della fine è William Marion Branham. Branham è Mosè e Branham è anche Giosuè. Tutto in uno ha fatto Dio in questo tempo della fine, affinché le bocche e gli occhi siano chiusi per le persone. Dio ha preso un solo uomo, ha adempiuto tutto in lui. In Branham abbiamo Mosè, in Branham abbiamo Giosuè, in Branham abbiamo Pietro, abbiamo Paolo, abbiamo Maria, abbiamo tutte, abbiamo Cristo, tutto in uno. Come oggi abbiamo i telefonini, tutto in uno, la torcia, la radio. E la banca, tutto quello di cui avete bisogno lo avete nel vostro telefonino. Oggi se non è la torcia, basta avere il telefonino. Se non è la macchina fotografica, ce l'hai nel telefono. Non c'è più bisogno, quando vuoi viaggiare, non c'è più bisogno di prendere macchine fotografiche. Amore, hai messo macchine fotografiche? Hai messo? No, 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 il cellulare, basta. C'è tutto. Hai preso la macchina per fare video? No, abbiamo macchine fotografiche, quello la camera per fare la video, quello per il telefonino, quello per tutto in uno, la banca, hai preso la carta di credito, cioè il telefonino, tutto in uno. Dio ha preso un uomo, ha fatto tutto in lui, e per questo che Branham dice nell'opuscolo, colui che vuoi, Dio non ha bisogno di farlo con tutti, prendo un solo uomo, lo fa in lui. Voi credete in questo uomo e vedete il ministero adempiuto in lui. Dite amen che è adempiuto in quell'uomo e la vostra anima è salvata. Non era una donna di facciata come noi oggi che ci fermiamo solo lì. Salomone ha costruito il tempio di Dio. Ah! Il che deve comprare? Un fratello mi ha chiamato. O sai che Giuseppe Branham e Salomone che deve costruire il tempio del millennio? Sciocchezze. Chi vi ha detto che il tempio del millennio è il tempio di Macon? Leggete la statura di un uomo perfetto, ho detto che andremo più in profondità. Il tempio del millennio è la sposa, è l'uomo. Perché c'è Gesù, nella prima venuta aveva già rigettato il tempio di Macon e ha presentato il suo corpo come il tempio di Dio. Come fa alla fine? Branham verrà alla fine del tempio. Beh, ora dobbiamo costruire muri, chiese, 2000 posti, 20.000 posti. Ma sciocchezze. Fratello Branham dice nell'opuscolo: Dio si nasconde e si rivela. Ha detto, quando i discepoli hanno detto a Gesù, guarda la bellezza del tempio, guarda com'è bello. Gesù ha detto a loro che cosa? Gesù non ha detto, ah, è bello questo tempio, guardate com'è costruito. Gesù ha detto a loro, non rimarrà pietra sopra pietra che non sarà dirucata. Quando voi leggete così nella Bibbia, voi vi fermate. Ma Branham ha preso quella scrittura e Branham dice, Gesù ha detto loro, non rimarrà pietra sopra pietra che non sarà diroccata. Cosa significa? Significa che Gesù sta togliendo il loro sguardo dal tempio di Matone per portarlo sul suo corpo che è il vero tempio di Dio. Dunque, se il tempio di Matone è stato rigettato già, il tempio che Salomone ha messo oro tutto per costruire, questo è l'ombra. Dunque, il tempio del millennio è un uomo. È la sposa. E Branham dice nell'opuscolo la statura di un uomo perfetto, che il mio scopo essere qui è di costruire il tempio, il tabernacolo perfetto del Dio vivente. Lo dice, ha detto il mio scopo, Branham ha detto il mio scopo è di costruire. Leggete la statura di un uomo perfetto. Uscite dalla fiction. Dimenticate la fiction. Dimenticate Hollywood. Dimenticate YouTube. Venite, prendete il profeta. Il tempio di Dio non sono i mattoni, non è una città che scenderà così, non esiste. Ve l'ho letto che la nuova Gerusalemme è la sposa.
Il tempio del millennium è Cristo in mezzo a voi, la speranza della gloria. E il millennium non è per il corpo fisico, ma il millennium è per le vostre anime. E la festa dei tabernacoli è il millennium, perché sapete che Israele aveva sette feste. E l'ultima festa, la settima festa, è la festa dei tabernacoli, se mi ricordo bene. E la festa dei tabernacoli non è nient'altro che il millennium. E sapete che quando il nostro Signore Gesù Cristo è venuto sulla terra 2000 anni fa, nel libro di Giovanni capitolo 7, è andato alla festa dei tabernacoli, ma è andato di nascosto, non pubblicamente. Leggete la vostra Bibbia. Gesù non è andato pubblicamente, è andato di nascosto. Leggete Giovanni capitolo 7. La Bibbia dice che Gesù è andato di nascosto. E nella festa del millennio, che è la festa dei tabernacoli, sapete come funziona la festa dei tabernacoli? Voi dovete uscire dalla vostra dimora normale per venire a abitare sulle tende per 7 giorni e poi dopo ritornate nella dimora normale. Noi sappiamo che la nostra vera dimora non è questo corpo qua, ma la nostra vera dimora è il corpo glorificato, la nostra teofania. Dunque siamo scesi della gloria per venire a abitare in questo tabernacolo che si chiama tempo, ma poi dobbiamo ritornare nella nostra vera tenda, e quella vera tenda non è lontano da noi, ma Branham dice che la vostra vera tenda è qui con voi, ora in voi. Dunque Gesù non è andato pubblicamente alla festa del millennio. Leggete Giovanni capitolo 7. Quando mi ascoltate così, prendete gli appunti, leggete Giovanni capitolo 7. Non vi do il versetto, ma leggete Giovanni capitolo 7 e vedete che Gesù è andato a questa festa non pubblicamente, ma di nascosto. E durante la festa del millennio, durante la festa dei tabernacoli, perché la festa dei tabernacoli non è nient'altro che la festa del millennio, in quella festa il pubblico cercava Gesù. Ma non è venuto alla festa? Ma dov'è Gesù? Se è il millennio, dov'è Gesù? Non doveva essere qui, ma nessuno lo vedeva. E tutti dicevano: ma dov'è colui qui? Ma dov'è Gesù? Gesù doveva essere nella festa del millennio. Doveva essere qui, no? Ma dov'era? Dov'era? Ma alla fine della festa Gesù si è rivelato. E dove si è rivelato? Nel tempio. Non da un'altra parte, nel tempio. E oggi il tempio chi è? Si è rivelato. E Branham dirà: sono contento di avergli prestato il mio corpo affinché lui si rivela, affinché lui parli, affinché lui lo possa adoperare. L'ho letto l'altra volta. Dove Branham dice che sono contento di avergli prestato il mio corpo. Mi sembra che l'avevo letto qui, nell'opuscolo, il vero sigillo di Pasqua. L'avevo preso qui. Branham dice qui, nel vero il suggello di Pasqua, Branham dice, paragrafo 206, vedrai proprio se lì è ancora il sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento della tua infimità. Stava parlando a una donna che era davanti a lui. Non ti ho mai vista in vita mia, ma mi sei estranea. Non so niente di te. Dio ti conosce. E se lui può rivelarmi tramite il suo Spirito Santo, il Cristo risorto che è venuto qui e mi ha dato una risurrezione temporanea tramite il mio spirito, poiché il mio spirito ora se ne va ed entra il suo spirito, allora per farti sapere se lui è vivente o meno. Ora io non ti conosco, cioè io e il mio spirito non ti conosciamo. Ma egli ti conosce, ma egli vuole prendere in prestito il mio corpo per dimostrare che egli è Cristo risorto. Sono così felice di donarlo a lui, dallo a lui, qualsiasi cosa egli possa produrre da esso.
Dunque, in quella festa, nel millennio, perché nell'ombra, perché Salomone, figlio di Davide fisicamente, era l'ombra di Gesù Cristo e il suo regno era il regno millenario di Israele. Ma quando Gesù è venuto, è andato anche lui nel millennio, alla festa dei tabernacoli. E quando è andato là, tutti lo cercavano nella festa. Leggete la vostra Bibbia. Giovanni capitolo 7. William Branham ha detto: quando voi prendete una scrittura d'un modo superficiale, ne avrete solo una comprensione superficiale. Io ho sempre detto, e questo me lo dovete perdonare anche se questo vi fa arrabbiare, quando voi guardate la fiction, perché se voi andate per esempio a vedere il film di Cecil DeMille su Salomone, Samsone ha preso un uomo gigante. E quando voi leggete la vostra Bibbia, voi avete l'immagine di un uomo potente, gigante, grosso, che può fare miracoli, che può fare così, che può fare così. Ma quando Branham ti ha preso per parlarti di Samsone, ha detto Samsone era uno che era magro, che aveva anche la forma di una donna, non aveva nessuna forza. Era così, ma quando voi guardate la fiction, quando voi rimanete con la fiction di Cecil DeMille, che ha fatto il film a Hollywood, quando leggete la Bibbia, quella fiction vi rimane nella mente e leggete la Bibbia con quella fiction. La prima cosa che dovete fare, dovete togliere quella fiction nella mente. Branham, che è il profeta, che Dio ha aperto tutto dinanzi a lui, dice che Samsone non era un uomo grosso. Non aveva i muscoli come l'hanno presentato nel film. No. Era uno come una ragazza, magro, che non aveva nessuna forza. È così, fisicamente, se tu vedi Samsone, tu direi che anche il vento lo porta via. Ma quando l'ha presentato l'attore di Hollywood, ce l'ha presentato come un grosso uomo, potente, eccole, ecco qua. Ma no! Dunque ritornate nel linguaggio profetico. Ritornate a prendere gli occhiali di fratello Brano. Nella festa dei tabernacoli, stavano cercando Gesù, ma non è venuto pubblicamente. È venuto d'un modo nascosto e lo cercavano. L'hanno cercato durante tutta la festa. Ma dov'è lì? Ma dov'è questo Gesù? Ma non lo vediamo. Ma all'ultimo giorno della festa, lui ora si è alzato, alla fine delle sette epoche della Chiesa. Perché Branham dirà anche che i 7 giorni della festa dei tabernacoli, ora questo lo potete trovare nell'opuscolo, La futura dimora. Branham dice che tutte queste sette fanno riferimento alle sette epoche della Chiesa. Alla fine delle sette epoche della Chiesa, alla fine della festa dei tabernacoli, allora lui si rivela nel suo tempio, nel suo tabernacolo, e ha detto: venite a me, voi tutti che avete sete, e io vi darò da bere. Dunque, non è andato pubblicamente, ma è andato di nascosto. Ma quando si è rivelato nel suo tempio. Ora bisogna identificare il tempio oggi e lo vedrete lì. Dunque, la regina di Saba non è rimasta solo a guardare, ma è andato oltre tutte queste cose qua. La Bibbia dice, insisto lì e poi leggeremo qualche citazione in più ora. Dunque, Branham dice, nelle sette epoche, William Branham dice: quando voi prendete una scrittura d'un modo superficiale, ne avete solo una comprensione superficiale. Quando voi presentate Gesù alle persone e che presentate Gesù di Galilea non funziona oggi. No, questo non è più la buona novella. Tutti sanno che c'era un uomo che è morto 2000 anni fa, anzi lo negano. La buona novella oggi è che Branham dice: la buona novella è di dire alla gente che Malachia 4 è adempiuto. E Malachia 4 che cos'è? È Gesù Cristo nella carne umana, nella forma di un profeta.
E quando la regina di Saba ebbe veduta la sapienza di Salomone e la casa che egli aveva costruita e le vivande della sua mensa e gli alloggi dei suoi servi e l'ordine del servizio dei suoi ufficiali e le loro vesti e i suoi coppieri e gli olocausti che gli offriva nella casa dell'Eterno, rimase fuori di sé dalla meraviglia. Dunque, quando la regina di Saba ha cominciato a investigare il messaggio e ha cominciato a mettere le cose in ordine, e ha cominciato a capire realmente che cosa è la giustificazione, non come l'hanno predicato là, ma la giustificazione nel modo soprannaturale, perché la giustificazione come ce l'hanno presentato fino qui è un'altra. Ma quando voi prendete la parola giustificazione e andate nella profondità, voi vedete che non è come l'avete ve l'hanno presentato fino qui, perché la giustificazione dicono: oh Signore, perdona i miei. Fratello Branham ha fatto un esempio. Ha detto, fratello, ha preso l'esempio di fratello Neville, o non mi ricordo, ha detto, hanno detto che io ho rubato qualcosa e un'indagine è stata fatta. Quando l'indagine è stata fatta, hanno scoperto che io non ho mai rubato questa cosa qui. E fratello Neville mi fa: dunque ho rubato, hanno detto, fratello Neville ha detto, Brana, ma hai rubato i miei bicchieri, hai rubato il mio libro. Ma un'indagine è stata fatta e si è scoperto che Branham non ha mai rubato questa cosa qui. L'indagine è stata fatta in profondità e hanno visto che Branham non ha mai rubato. È un esempio che sto prendendo, posso prendere il nome di qualsiasi uomo per farlo. E quando è stata fatta l'indagine, è stato scoperto che quella persona, Branham o chi che si sia, non ha mai rubato. Ma fratello Neville fa: ti perdono, fratello Branham. Di che cosa mi perdoni? Se io non ho mai fatto niente del genere. Non mi puoi perdonare quello che non ho mai fatto. E quando l'indagine è stata fatta più profondamente, hanno capito. Branham dice: non abbiamo mai fatto tutte queste cose qua di qui. Se siamo stati accusati già, se voi leggete bene la vostra Bibbia, nel libro della Genesi, Adamo aveva già detto a Dio: io non ho fatto niente, è la donna che tu hai messo accanto a me. L'indagine è stato fatto. Adamo non è Adamo che è andato alla croce, ma è stata la persona responsabile che è andata alla croce. È duro da ingoiare, ma è così. Adamo ha già detto già dal giardino dell'Eden: io non ho fatto niente. Anzi, è la donna che tu, mio padre, hai messo qua accanto a me. Adamo non si è preso manco la colpa, perché Adamo ha capito che non ha fatto niente. La giustificazione dimostra che tu non hai fatto niente. Dunque non c'è niente che ti possano essere perdonati. Ma non è il mio soggetto. E ho detto, quando voi prendete una scrittura ad un modo superficiale, ne avete solo una comprensione superficiale. Spingiamo anche un po' nella santificazione. Ah, non bevete, non fa. Tutte queste cose qua sono delle leggi. Preferisco una sorella che viene in pantalone che di vedere una sorella ipocrita che viene in gola e sta a casa e gira con il pantalone e quando mi vede arrivare si tira, toglie via il pantalone e si mette la gola. Branham dice: preferisco camminare con un ubriacone che di camminare con questi ipocriti che sono in giro oggi nelle chiese, con lo spirito di chiesa. Siamo nel messaggio, come se il messaggio fosse un club, come se il messaggio fosse un'associazione, i fratelli del messaggio, l'associazione dei giovani del messaggio. Tutte queste cose qua non hanno niente a che vedere la parola.
Fatemi vedere dove fratello Branham faceva l'associazione dei fratelli giovani del messaggio, i quiz per i fratelli, raduno dei giovani, tutte queste cose qua. È solo la distrazione per distogliere l'attenzione dell'incapacità dei pastori a farvi vedere il tempo in cui voi state vivendo. Predicatore, che ora è? La regina di Saba non è stata una donna di facciata, ma è andata nella profondità delle cose. Salomone, sapete che cosa ha fatto? La donna è passata attraverso la giustificazione, la santificazione, il battesimo dello Spirito Santo ed è andata fino a ricevere il seme di Salomone. E quando lei è ritornata con il seme di Salomone. Dunque, e quando la regina di Saba ebbe veduto tutta la sapienza di Salomone e la casa che gli aveva costruita, le vivande della sua mensa e gli alloggi dei suoi servi e l'ordine del servizio dei suoi ufficiali e le loro vesti e i suoi coppieri e gli olocausti che gli offriva nella casa dell'Eterno, rimase fuori di sé dalla meraviglia. Non è che oggi noi predichiamo e abbiamo lo stesso linguaggio come le chiese pentecostali. Gesù Cristo deve venire. I pentecostali aspettano Gesù Cristo che deve venire, ma io non aspetto Gesù perché ho ricevuto un profeta che è il precursore della seconda venuta. E il profeta mi ha anche detto che quando Gesù ritorna, lui Branham era sulla terra a tempo di questa venuta. Ma tu, vedi i fratelli oggi, stiamo aspettando Gesù, aspettando la sua venuta, stiamo aspettando questo giorno glorioso che verrà. Ma il giorno glorioso che verrà è il giorno di fratello Branham. Malachia 4, il giorno del Signore. Perché quando Isaia aveva detto chi poteva sopportare il tempo della sua venuta, che come le montagne si spacceranno, gli alberi salteranno. Cioè, andate a vedere gli alberi che saltano. E tutte, perché la gente oggi è rimasta in una composizione sfacciata, una composizione superficiale. Dio ti ha mandato un profeta, aspettiamo il rapimento che verrà, andremo nel millennio e poi la bomba atomica passerà e poi avremo il millennio e poi dopo il millennio Satana sarà slegato quando la bomba atomica passa e che tutti sono morti. Noi veniamo per il millennio e poi dopo gli uomini devono ritornare di nuovo sulla terra, diventano peccatori, la Russia si ricostruirà come Stato, avremo gli Stati Uniti di nuovo e questa è la vostra comprensione della cosa. Ma non è così. Perché la Russia, gli Stati Uniti, Roma, i Papa tutti hanno attraversato il millennio senza rendersi conto che hanno attraversato il millennio. Leggete l'opuscolo, la grande commissione. Perché Branham ha detto, voi attraverserete il millennio senza rendervi conto che state attraversando il millennio. Come i fratelli dicono, voglio dirlo chiaro come lo presenta un fratello. Un predicatore lo presentava l'altra volta così. Dopo il rapimento ci saranno Elia e Mosè, poi quando Elia e Mosè passeranno, e poi ci sarà la bomba atomica che distruggerà tutta la terra, e poi Gesù verrà e noi faremo 1.000 anni sulla terra. Ok, Gesù verrà, faremo 1.000 anni sulla terra. Tutto è già distrutto, non c'è più la Russia, non ci sono più gli Stati Uniti, non c'è più la Germania, non c'è più la Francia, secondo la loro comprensione. E poi, dopo i 1.000 anni, che cosa succederà? Satana ritornerà di nuovo, poi la Russia diventerà, si ricostruirà come Stato, poi avremo gli Stati Uniti, avremo la Francia, avremo Israele. Sciocchezze. Leggete bene il vostro opuscolo. Branham ha detto: il millennio non è un mezzo perfetto. Leggete la futura dimora e vedrete la visione di fratello Branham. La donna samaritana non è rimasta con una comprensione superficiale hollywoodiana o teologica, ma bisogna andare più in profondità delle cose.
profondità ne andremo nei prossimi giorni. Ho detto che ora toglierò un po' i guanti e andremo più in profondità. Non faccio la chiesa, non voglio manco che, non voglio, ne, non voglio che la gente mi ama anche. Dunque, andiamo nella profondità delle cose. Io non voglio, non voglio tenere la mia bocca, perché voglio che tale mi ama, tale cammina con me, che tutti mi amano. No, io non voglio manco che qualcuno mi ama. Non ne voglio. Perché Branham alla fine del suo ministero è rimasto solo, nessuno l'amava anche. Dunque, e quando la regina di Saba ebbe veduto tutta la sapienza di Salomone e la casa che egli aveva costruita, perché il problema oggi, se voi vedete, Branham dice che la difficoltà che abbiamo oggi, l'altra volta vi ho fatto notare che Branham Tabernacolo è costruita all'angolo della strada Penn e dell'ottava strada. Non è a caso. È all'angolo della strada Penn e dell'ottava strada. O sappiamo che l'ottava è l'eternità. Bisogna fare l'angolo. E non sono tutti capaci a fare l'angolo. Non sono tutti capaci a dimostrare che l'Odissea è finita, perché oggi ci presentano l'Odissea eterna. Branham ha detto che l'epoca più corta è Efeso. E l'Odissea, la lunghezza di l'Odissea non deve mai raggiungere Efeso. Ho visto un predicatore che l'ha allungato a 120 anni, l'Odissea, o Efeso a 120 anni. E Branham ci ha detto che Efeso ha fatto 117 anni. L'Odissea deve fare di meno. Ma i fratelli sono sempre lì a cercare, perché hanno questa sensazione di volare in aria. Come l'ho sempre detto, è un rapimento pentecostale di Hollywood, non esiste. E l'aspetterete a lungo questo. Perché Paolo ha detto: vi dico un mistero. Non moriremo tutti. Un mistero. Non moriremo tutti. Che cos'è questo mistero? Branham è lui che deve rivelare il mistero di non moriremo tutti. Branham è venuto, se n'è andato ed è rimasto un mistero. Sciocchezze che abbiamo oggi nelle fratelli di chiese. Tutti non riescono a fare l'angolo per far vedere le cose. Leggo questo e mi fermo qui. Come l'ho sempre fatto, non voglio parlare troppo. Ascoltate quello che dice fratello Branham qui. Perché ho detto che i prossimi giorni cercheremo di portare la cosa un po' più in avanti. Branham dice qui nell'opuscolo: che dite che sia costruito? Branham dice qui: perché noi non stiamo costruendo un muro. No, io non sto costruendo un muro. Perché bisogna, Branham dice nell'opuscolo: chi dite che sia costruito? Paragrafo 26. Ora vedete, stiamo costruendo un edificio, non un muro. Stiamo costruendo un edificio, non un muro. I costruttori vogliono fare una linea di mattoni e solo proseguire dritti. I predicatori vogliono solo una linea dritta. Dritta. Ma non riescono a fare gli angoli. Ora, vedete, stiamo costruendo un edificio, non un muro. I costruttori vogliono fare una linea di mattoni e solo proseguire dritti. Se il muro va dritto, non avremo mai la forma della casa. Bisogna a un certo momento fermarsi e fare l'angolo. E Giovanni Battista ha saputo fare l'angolo del suo tempo. Ha saputo mettere fine alla dispensazione della legge per introdurre la dispensazione di Cristo, la nuova dispensazione. E oggi qualcuno deve essere capace di dirvi che l'Odissea è finita. E che ora siamo entrati nell'ottavo giorno, l'ha detto fratello Branham, nell'eternità dove non ci sono riti. Perché l'eternità, vi hanno detto che è un paese, Branham ha detto non è un paese. No,
Non è un luogo geografico, lo possiamo leggere nelle sette epoche. È la persona di Cristo. Ora vedete, stiamo costruendo un edificio, non un muro. I costruttori, io dico, i pastori, i predicatori di oggi, vogliono fare una linea di mattoni e solo proseguire dritto. Vogliono sempre andare dritto. Togliete le gonne, venite in chiesa, rispettate i pastori, sono io il pastore di questa chiesa qua, sono l'angelo del Signore per voi, sono un brano. Tutte queste cose qua, anche se andate dai pentecostali, lo saprete. Conosco tante chiese dove le sorelle hanno, conosco a Novi Ligure lì, una famiglia, hanno sempre le gonne lunghe. E un fratello le ha invitati, si è trovato in confusione lui stesso. Non ha potuto fare, le ha portate anche a casa, le ha preparato per loro, ma non ha potuto. Non si può conquistare qualcuno con il mangiare, ma la parola viene presentata. Se la persona crede a me, se non è creduto, arrivederci, è giudicato. Ora vedete, stiamo costruendo un edificio, non un muro. I costruttori vogliono fare una linea di mattoni e solo proseguire dritti. Ora, qualsiasi costruttore può farlo, qualsiasi uomo può farlo, ma serve un vero maestro artigiano per eseguire un angolo, vedete? Io sono stato sui cantieri, quando andavo a scuola, andiamo a fare manovole, ma manovale, vedevo i mattoni, i muratori che fanno i muri, ma quando c'è ora da fare gli angoli, tutti i muratori non sono capaci, allora chiamano il capo del cantiere e lui viene per fare l'angolo e poi loro continuano. Non sono tutti capaci. Ora vedete, stiamo costruendo un edificio, non un muro. I costruttori vogliono fare una linea di mattoni e solo proseguire dritti. Ora, qualsiasi costruttore può farlo. Aspettiamo la linea dritta quando vedono un cavallo là nell'Apocalisse stanno aspettando un vero cavallo che deve venire così. Quando vedono una città che scende, stanno aspettando questo. Quando vedono il leone, stanno aspettando il leone. Quando parlano di scorpioni, stanno aspettando un scorpione così con i capelli lunghi. Sciocchezze, non è vero. Leggete il vostro profeta. Tutti non possono predicare. Dove tante persone devono uscire da dietro perché stanno facendo il massacro dietro i pulpiti. Con dei titoli che non hanno nessun senso. È come se la chiesa fosse diventata un luogo di spettacolo con dei predicatori che fanno solo spettacolo. Come mi diceva una volta un fratello, dice, vedete, c'è un fratello che predica qui, c'è un pastore che le invita sempre nella sua chiesa quando vuole far ridere la chiesa. Perché quel pastore l'ha identificato in quell'uomo. Che è uno che non predica niente, ma fa ridere le persone. Ora vedete, stiamo costruendo un edificio, non un muro. I costruttori vogliono fare una linea di mattoni e solo proseguire dritti. Ora, qualsiasi costruttore può farlo, ma serve un vero maestro artigiano per eseguire un angolo, vedete? Quando iniziate a fare quell'angolo, ecco il momento che serve. Mostra se voi siete veramente dei muratori o meno. I predicatori deve poter posizionare la Chiesa a poter passare da un tempo, poter distinguere le dispensazioni. Ma hanno paura di farlo. Quando fratello Branham ha detto, dovete conoscere queste parole, quando lui passa da figlio dell'uomo a figlio di Dio e figlio di Davide, e Branham ha detto, ora egli è figlio di Davide. E quando è figlio di Davide, in che tempo siamo? Siamo nel millennio. Anche se le macchine passano, anche se gli aerei volano, Branham mi ha detto che quando lui diventa figlio di Davide, è il millennio. Per me è il millennio. Il millennio non per il corpo fisico. Branham dice che è il millennium delle vostre anime. Quando iniziate a fare quell'angolo, ecco il momento che serve, mostra se voi siete veramente dei muratori o meno. Quando potete eseguire l'angolo,
e mantenere la continuità del resto dell'edificio, se non che eseguire l'angolo. Ora, è su questi angoli quando giungono i problemi, è sull'angolo che i problemi giungono. L'Odissea è finita. Se tu dici che l'Odissea è finita, dov'è il rapimento? Dov'è Elia e Mosè? Sono già andato in Israele? Noi li aspettiamo in Israele, Elia e Mosè. Ma quando fratello Branham ha parlato di Elia e Mosè, che Dio ha detto che ha detto che? Branham, che scrittura ha preso? Ha preso Apocalisse 11 e l'ha legato alla storia di Giuseppe nella Bibbia. Allora, le persone che intendono sapranno che Giuseppe non è mai ritornato in Israele, dunque non aspettate la Giuseppe in Israele, ma dovete fare viaggio per vedere dove c'è il grano in America. E gli ebrei, Branham dice che hanno bisogno di solo una cosa, del discernimento. E il discernimento chi l'ha avuto? William Marion Branham. Questo ministero è già adempiuto. Ok. E Branham dice, ora è su questi angoli quando giungono i problemi. È lì che abbiamo tutti i problemi. I costruttori vogliono continuare a costruire. Non stiamo però costruendo un muro, ma un edificio. Bisogna passare da una dispensazione a un'altra. Bisogna vedere quando Gesù usciva da Gerico, dove era Bartimeo? Bartimeo era là all'angolo e Bartimeo era cieco, che rappresenta Israele, che è diventato cieco. E Gesù, quando veniva, la Bibbia, Bartimeo ha sentito il fragore di molte acque, ha sentito un rumore e lui ha chiesto: ma che cos'è questo rumore qua? Che cos'è questo fragore di molte acque che sto sentendo? Non gli hanno detto che sono delle persone, hanno detto è Gesù di Nazareth che passa. Dunque il rumore del fragore, il rumore che Bartimeo ha sentito è Gesù. Dunque leggete Apocalisse, il rumore di molte acque. Branham ha interpretato il rumore, il fragore della folla. Quando Branham l'ha interpretato ha detto è la voce dei testimoni, della sposa. E quando Bartimeo, il cieco Israele, ha sentito questo rumore, il rumore di molte acque, William Marion Branham. Quando Bartimeo, ebreo, l'ha sentito che era cieco, ha gridato Gesù. Gesù si è fermato. Ha detto: che cosa posso fare per te, Bartimeo? Io voglio vedere. Voglio uscire dalla legge di Mosè. Voglio uscire dal ministero rabbinico che abbiamo tenuto fino qui e voglio entrare nella nuova alleanza. Perché so che da questa parte c'è il grano, c'è la parola vivente. E Gesù ha detto: dov'è il problema? Vedi? E Bartimeo ha visto Gesù. E Branham ha detto: basta che un solo rabbino riesce a capire questo ministero e Israele è salvato. Ma oggi i fratelli sono diventati politici, bandiere di Israele nelle case, nelle macchine. Noi siamo Israele, noi sosteniamo Israele, sciocchezze. Chi vi ha detto che siamo politici? Branham ha detto: quando potete eseguire l'angolo e mantenere la continuità del resto dell'edificio, se no che eseguire l'angolo. Ora, è su questi angoli quando giungono i problemi. È lì che ci sono i problemi. È lì che vedete che il predicatore vi dirà: ah, una generazione non fa 40 anni, fa 70, 80 anni, perché vuole portare la cosa più lontano, perché nella sua chiesa si è trovato in difficoltà. Ah, ora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo basarci sul sogno della sorella. Una sorella ha fatto un sogno che ora ci sarà il rapimento nel mese di ottobre. Siamo in 2023, da ottobre 2022 il rapimento che la sorella ha visto nel sogno. E che il pastore è venuto a predicare nella sua chiesa e che altri pastori hanno ripreso nelle loro chiese, siamo ancora qui. Non è andato. Vuole dire che quella sorella e quei pastori là li devono prendere tutti a mettere dietro, a sedersi su una panca, che non sono degni. Quando vedete un pastore che comincia a basare il suo ministero sui sogni che ha fatto una sorella a casa sua, che Los Angeles sta sprofondando. Questo non è una novella, me l'ha detto il mio profeta, che il rapimento deve avvenire nel mese di ottobre-settembre 2022. Siamo qui.
Sono dei predicatori che l'hanno detto dietro il loro pulpito, me l'hanno riferito un fratello. Ho detto non è vero, sono andato io stesso, l'ho ascoltato. L'hanno detto a Roma, l'altro l'ha ripreso nella sua chiesa, l'hanno ripreso in tutta l'Italia. Siamo ancora qui. Dove siamo? I costruttori vogliono continuare a costruire. Ma a un certo momento gli operai di Salomone hanno dovuto depositare la cassuola e tutto. Hanno detto il tempio è finito. Ognuno a casa sua. Ma vogliono continuare a costruire. Vogliono continuare a costruire. È lì che Branham dirà, il rapimento verrà. Passerà. E la gente continuerà ad andare in chiesa a gridare, Signore, perdona i miei peccati! Signore, fammi questo! Grideranno e non avranno più niente. Andranno in chiesa. I pastori grideranno, diventeranno pazzi dietro i polpiti e non funzionerà niente. Quando iniziate a fare quell'angolo, è quel momento che serve. Mostra se voi siete, veramente dei muratori. O meno, quando potete eseguire nell'angolo, e mantenere la continuità del resto dell'edificio, se non che eseguire l'angolo. Ora, su questi angoli, quando è là che giungono i problemi, è lì che abbiamo tanti problemi oggi. Che chi vede 40 anni, l'altro che vede 70, l'altro ha detto no, su questo Branham ha sbagliato. Non voleva dire predire, voleva dire profetizzare. No, non voleva dire profetizzare, voleva dire predire. L'altro dice no, una generazione fa 70 anni, no, il frate sarà asciugato con la macchina che gli americani hanno fabbricato. L'altro, delle sciocchezze che si dicono dietro il pulpito, perché i costruttori che abbiamo pensano che la linea deve essere dritta. Branham ha detto che il frate è una setta religiosa. Se non che eseguire l'angolo. Ora, è su questi angoli quando giungono i problemi. I costruttori vogliono continuare a costruire. Non stiamo però costruendo un muro, ma un edificio. Dunque, fate come la regina di Saba. Quando è venuto nel messaggio di Salomone, non soltanto ha preso il seme di Salomone, ma ha investigato bene il messaggio. Branham dice, se io vengo e vi racconto il messaggio di Wesley, di Lutero, a che cosa vi serve? E Branham è andato oltre nell'opuscolo perché fu dato lo Spirito Santo. Ha detto, se c'è una generazione dopo di noi, egli predicherà meglio questo messaggio. E i costruttori vogliono continuare a costruire. Un giorno la casa deve finire. E l'abbiamo finita. E stiamo rendendo testimonianza di quello. O vogliamo fare, Branham, come l'ho detto, il telefonino, avete tutto dentro. Radio, tutto. Se prendete il messaggio, avete tutto dentro. Non vi mettete, se voi non lo capite il messaggio, Branham dice, i predestinati lo capiranno. Inchiniamo i nostri capi. Quando iniziate a fare quell'angolo, voglio rileggere questa citazione. Ora vedete, stiamo costruendo un edificio, non un muro. I costruttori vogliono fare una linea di mattoni e solo proseguire dritti. Ora, qualsiasi costruttore può farlo, non serve un predicatore per costruire, per dire ravvedetevi, fate questo, non mentite più, ma qualsiasi persona te lo dirà. Ora, qualsiasi costruttore può farlo, ma serve un vero maestro artigiano per eseguire un angolo, vedete. Quando iniziate a fare quell'angolo, è quel momento che serve. Mostra se voi siete. Voi siete veramente dei muratori o meno. Quando potete, se vedete, se un pastore comincia a dire, vedete, quando l'aquila madre è scesa per venire a prendere l'aquila che è nel cortile, come si chiama? La gallina, che cosa diceva ai suoi figli? Venite qua, vi devo proteggere da questo qua. Se vedete un pastore che comincia a proteggere, no, non dovete ascoltare un altro, devono venire da me. E sapete che là non c'è niente, perché se un pastore ha il cibo, la manna nascosta e che predica, non deve preoccuparsi.
Può lasciare la gente andare come vuole. Se hai la mano nascosta, la gente ritornerà. Quando iniziate a fare quell'angolo, è quel momento che serve. Mostra se voi siete veramente dei muratori o meno. Quando potete eseguire l'angolo e mantenere la continuità del resto dell'edificio, se non che eseguire l'angolo. Ora, è su questi angoli quando giungono i problemi. I costruttori vogliono continuare a costruire. Non stiamo però costruendo un muro, ma un edificio. Dunque bisogna poter uscire della settima strada per prendere l'ottava strada. E nell'ottava strada magari vedrete, perché nel terzo esodo Pietro vedeva anche la gente che era nel suo quartiere, ma era nel terzo esodo, in un'altra dimensione. Che Dio vi benedica. Padre Celeste, ti vogliamo ringraziare per la gioia della tua parola. Possa tu aiutarci, Padre, a distinguere i tempi e le stagioni, Padre, a potere nella tua grazia fare quest'angolo che ci porta nella tua presenza. Aiutaci nel cammino. Grazie di tutto, nel nome di Gesù Cristo. Amen. A sol mi ed ascoltalo tutti i giorni. La sua vita vive anch'io quale gioia io.